Un saluto cari telespettatori dalla redazione di Telegranda, ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro notiziario. In apertura la cronaca con la tragedia accaduta nel tardo pomeriggio di sabato a Bra, dove un ragazzo di 32 anni, Sam Ben Ali, è morto travolto da un treno al passaggio a livello di strada Ca' del Bosco. Stava correndo con le cuffiette per ascoltare la musica nelle orecchie e non ha sentito che il treno stava per passare. Il convoglio lo ha investito e lo ha ucciso. La vittima è un ragazzo di nazionalità marocchina, conosciuto e ben voluto in città. Vedete, lo vedete nella foto. Era tornato venerdì dalla Germania, dove aveva trovato lavoro per stare con la famiglia dopo la morte avvenuta pochi giorni prima del padre. Dopo la tragedia, un amico di Sami ha lanciato un appello per dare un aiuto economico alla famiglia per poter rimpatriare la salma del 32enne. Chi volesse può dare il proprio contributo attraverso il sito www.gofundme.com. Restiamo alla cronaca, ci spostiamo però a Villanova Mondovì, dove proseguono le indagini per fare chiarezza sulle cause dell'esplosione dell'alloggio di Luciano Siccardi. Esplosione avvenuta sabato. L'uomo intanto sta meglio, nonostante le gravi ustioni che ha riportato su gran parte del corpo. Luciano Siccardi, l'uomo rimasto vittima dell'esplosione della sua abitazione in frazione Branzola di Villanova Mondovì, sta meglio. Resta ricoverato al CTO di Torino e presenta ustioni di secondo e terzo grado estese sul 25-30% del corpo. 68 anni, ex muratore, sabato 28 settembre era a casa quando è esplosa per cause che restano in via di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Mondovì. Secondo le prime indiscrezioni, a causare lo scoppio sarebbe stata l'esplosione di una bombola di GPL che ha sventrato l'alloggio in cui si trovava l'uomo e reso inagibile lo stabile di via Cavour 3 nel centro della frazione tra Pianfei e Villanova. L'uomo viveva da solo, nessun altro c'era sotto le macerie. Dal 15 settembre Siccardi non era più il proprietario dell'alloggio, messo all'incanto, era stato acquistato in un'asta giudiziaria dai vicini di casa con cui l'uomo aveva avuto dei dissidi in passato che lo avevano anche portato in un'aula del tribunale. Il tetto e una parte del muro del secondo piano, sventrato dall'esplosione, ora minacciano di crollare sulla strada sottostante e quindi è necessario mettere tutto in sicurezza. Ancora la cronaca, incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 30 settembre, a Tetto Croce, in una zona tra Cuneo e Centallo. Un'auto è uscita di strada, a bordo due ragazze, entrambe rimaste ferite in maniera piuttosto grave, trasportate con l'elisoccorso all'ospedale Santa Croce di Cuneo, in codice rosso. Un altro incidente, sempre a Cuneo, è avvenuto ancora oggi intorno alle 13, un violento scontro in corso Monviso, nei pressi dello stadio Paschiera, ha visto coinvolte due auto, una Fiat Panda ed una Seat Leon, la Seat Leon che è finita prima contro un albero e poi contro un palo della luce, ferito un uomo, ma fortunatamente non in gravi condizioni. Proseguiamo ancora con la nostra ricca pagina di cronaca, parlando della maxi operazione della Guardia di Finanza nelle sale gioco del Cuneese. Emesse multe per 300.000 euro per violazione della nuova legge regionale contro la ludopatia. Vediamo. Nel 2016 la Regione Piemonte dispose nuove norme contro il fenomeno del gioco d'azzardo allo scopo di ridurre il fenomeno della ludopatia. Fra le disposizioni adottate c'era soprattutto l'obbligo di rispettare una certa distanza dalle sale da gioco, dai cosiddetti luoghi sensibili, come le scuole, le chiese, gli ospedali e le banche. Il rispetto di quella legge è stato oggetto degli ultimi controlli condotti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo sulle sale del territorio. I controlli hanno portato alla luce diverse violazioni, con la conseguente applicazione nei confronti dei gestori delle sale di multe pesanti per un totale di 300.000 euro. L'attività ha anche permesso il sequestro amministrativo cautelare di 150 apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Le violazioni riguardano sia la collocazione degli apparecchi nei pressi dei cosiddetti luoghi sensibili, che devono essere collocati a determinate distanze, che l'oscuramento delle vetrine di dette sale con rivestimenti che
ne limitano la visibilità dall'esterno. In Piemonte si spendono annualmente 6,5 miliardi di euro in gioco d'azzardo. Nel 2018 poco di più di 4,5 miliardi per il gioco in contesti fisici e quasi 2 miliardi per quello online. Come in ogni altra regione, sono gli apparecchi a registrare il primato tra i giochi in contesto fisico. Tuttavia, se fino al 2017 oltre il 70% del volume di gioco totale era da attribuirsi a questa tipologia di giochi, nel 2018 la percentuale è scesa al 64%. Si è spento a Vercelli all'età di 80 anni l'ex vescovo di Mondovì, Monsignor Enrico Masseroni. Nato a Borgo Manero, nel Novarese, ha retto la diocesi di Mondovì dal 1987 al 1996, per poi venire nominato arcivescovo a Vercelli. Da tempo era ricoverato nella casa di cura Monsignor Luigi Novarese a Moncrivallo, Vercelli. I funerali saranno celebrati proprio nella cattedrale di Vercelli giovedì 3 ottobre alle ore 10. Cambiamo argomento, parliamo del 39esimo congresso territoriale di Confartigianato Imprese Cuneo che si è svolto nel weekend, precisamente sabato a Cherasco, al centro la sostenibilità. 39esimo congresso di Confartigianato Imprese Cuneo centrato sulla sostenibilità, tante le tesi presentate e tante le opportunità per sottolineare quanto il valore artigiano e l'azienda artigiana sia già nel suo DNA sostenibile. Sì, un titolo importante, un titolo che ha voluto smarcare un modo anche di interpretare la sostenibilità di tante piccole e medie imprese. Confartigianato da sempre è attenta a questo tema, da sempre è attento il valore artigiano. All'interno del valore artigiano sta già quello che è la sostenibilità rispetto del territorio, l'attenzione del prodotto, della qualità, per cercare di essere come sempre davanti a tutte quelle che possono essere invece solamente ricerca del profitto. Le nostre aziende guardano da sempre a una qualità, a un'attenzione al territorio e quindi rappresentano quel made in Granda che tutti ci invidiano. Oggi abbiamo voluto cercare di rappresentare un manifesto che è stato degnamente rappresentato durante tutta l'assemblea con la testimonianza di tanti attori che ruotano intorno al mondo di Confartigianato e che hanno così permesso di declinare questo manifesto che ci permetterà nei prossimi 2 anni di rappresentare ancora in meglio le tante imprese artigiane della nostra provincia. Oggi è il momento di fare cultura, un ottimo successo, tanti dirigenti artigiani che hanno sentito declinare queste tesi in materia di sostenibilità dall'alimentare al credito e allo sviluppo sostenibile delle nostre aziende. L'artigianato è una grande ricchezza per il nostro territorio, è una grande ricchezza per l'Italia, è una categoria che investe molto, che crede nella sostenibilità. Oggi vogliamo declinare questi temi proprio per guardare al futuro, per fare soprattutto cultura di quello che sono i nuovi processi innovativi, dove l'innovazione si sposa col territorio, si sposa con un legame culturale forte e quindi abbiamo voluto trasmettere un messaggio volto all'ambiente. L'artigiano per essere sostenibile secondo me deve farne poca di strada, invece ne deve fare molta, perché deve essere comunque guardiano sul territorio, già lo siamo, facendo ancora meglio quello che sappiamo fare usando le nuove tecnologie, che sono fondamentali ma sono un aiuto, non sono sostitutive, la macchina non sostituirà mai l'uomo, servono intelligenze integrate e quindi serve anche un affinamento, una formazione, è stato detto anche da parte nostra, però non è che dobbiamo fare altre cose. Oltretutto questo l'uso di nuove tecnologie ha agevolato una cosa fondamentale per il nostro mondo, l'ingresso di tante persone giovani, anche dei nostri figli nelle nostre aziende, che preferivano andare altrove. Business e sostenibilità vanno a braccetto? Vanno a braccetto, se la sostenibilità e la cura dell'ambiente la vediamo solo esclusivamente come un business, probabilmente no, se possiamo vederlo come un'integrazione l'uno nell'altro sì. Torniamo a Cuneo per parlare della nona edizione di Palestra di Vita che è partita. Si tratta di un'iniziativa che attraverso una serie di incontri cerca di promuovere negli over 70 uno stile di vita sano per pensare positivo e per migliorare la qualità della vita. Palestra di Vita è un progetto del Consorzio Assistenziale del Cuneese che è giunto alla nona edizione. Che cos'è questo progetto? Allora, la Palestra di Vita intanto è per motivare le persone, no, a vivere,
per prevenire il declino cognitivo, no? E per favorire un invecchiamento con successo. È un'attività a gruppo allargato, no? Che si rivolge principalmente agli ultra 65 anni, però teniamo presente che una buona vecchiaia si prepara fin da giovani. Quella che abbiamo a Cuneo, che è la palestra di vita territoriale, no? È alla nona edizione. Non stufa, è bella la palestra di vita, diverte perché è fatta da tanti momenti, e questi momenti partono sicuramente con l'accoglienza. Noi diamo molta importanza alla persona, no? Sente proprio considerata, no? Ci sente interesse per lei. Poi c'è il momento dell'auto mutuo aiuto, dove insieme le persone affrontano i problemi del vivere e anche il disagio esistenziale. C'è il momento dell'educazione alla salute, dove diversi esperti vengono invitati, medico, psicologo, fisioterapista, naturopata, esperto in yoga della risata, tai chi, eccetera, e danno dei consigli pratici per vivere bene. Come risultati, no? Negli anni abbiamo visto che chi frequenta la palestra di vita è più creativo, non si pianta, cioè rispetto ai problemi, ma cerca di adattarsi, no? Proprio per gli stimoli che riceve da palestra di vita. È più resiliente, nel senso che non perde la speranza, in certi momenti sa che deve tenere duro, no? E più ottimista. Gli appuntamenti sono già iniziati, ma naturalmente ci si può ancora iscrivere. Diamo due indicazioni per chi si volesse aggiungere a questa nuova edizione. Questa palestra di vita di Cuneo è stata attivata dal comune di Cuneo, però l'ente gestore è il consorzio socioassistenziale del Cuneese, quindi per iscriversi lì bisognerà rivolgersi proprio a, diciamo così, alla referente per i servizi sociali del comune di Cuneo. Dov'è il teatro della palestra di vita over 70? Via Fratelli Vaschetto numero 1, no? E al centro anziani numero 1. Il consorzio è l'ideatore di questo progetto, di questo metodo. Che cos'è il consorzio? Il consorzio socioassistenziale del Cuneese è un consorzio di comuni e svolgiamo l'attività come ente gestore dell'attività socioassistenziale di 53 comuni dei dintorni di Cuneo, 163.000 persone. Questo è avvenuto negli ultimi due anni con la fusione con il consorzio socioassistenziale delle Valle Maira e Grana. Ovviamente occupandoci di tutto quello che è socioassistenziale, inevitabilmente il discorso del benessere, del miglioramento della qualità della vita degli anziani e anche tutto un discorso di prevenzione fa sì che la palestra di vita rientri totalmente nei compiti del consorzio. Nel giorno del terzo sciopero globale per il clima di Friday for Future e in occasione dell'iniziativa Puliamo il Mondo, avrà una settantina di ragazzi delle classi quinte della scuola primaria Edoardo Mosca, ha contribuito con docenti, amministratori e volontari ad una speciale ecopulizia nel quartiere Bescurone. Dalle 10 alle 12 di venerdì 27 settembre, nell'area verde di Viale Industria, in via Solferino e in piazza Fenoglio, sono stati raccolti rifiuti differenziati come carta, plastica, vetro, lattine, organico e indifferenziato, con attività coordinate dalle insegnanti e da personale dell'ufficio ambiente del comune di Bra. Durante la mattinata interventi del sindaco Gianni Fogliato e dell'assessore all'ambiente Massimo Borrelli hanno sottolineato l'importanza di un'attività di educazione, di sensibilizzazione e di una cittadinanza attiva come quella effettuata appunto con questa iniziativa dai ragazzi. Ed ora andiamo a Savigliano, dove nel weekend l'associazione Fuma Kenduma Scuole di Circo ha inaugurato un tendone permanente installato nei giardini di un edificio della Onlus Oasi Giovani. L'obiettivo è farne un vero e proprio punto di riferimento per i giovani. D'ora in poi l'associazione Fuma Kenduma Scuole di Circo ha uno spazio di aggregazione in più. Si tratta di un tendone permanente ospitato nei giardini dell'edificio Longis di Oasi Giovani. Inaugurato sabato scorso con animazioni e laboratori, il tendone mira a diventare un vero e proprio polo aperto ai giovani del territorio. L'idea è quella di avere uno spazio nuovo dove poter ampliare la nostra offerta, le nostre attività. Il tendone da circo è comunque un sogno per chi si occupa di circo. Siamo al 20° anno di attività circa, quindi c'era
era sembrato un po' il momento di fare questo grande salto. I nostri bimbini crescono, diventano adulti, iniziano a insegnare, iniziano a sviluppare la propria attività, quindi ci siamo detti che poteva essere arrivato il momento di investire in quella struttura che è la più classica del circo, che è un tendone. Siamo andati quindi alla ricerca di questa struttura, inizialmente volevamo noleggiarla, poi abbiamo visto i costi e alla fine abbiamo deciso di acquistarla, anche perché poi ci sarebbe servita, al di là del nostro festival internazionale che è Ruggito delle Pulci, anche per sviluppare delle altre attività nell'arco della stagione. Siamo andati alla ricerca di questo tendone, prima cercandolo lontanissimo in Lituania, poi questa operazione per vari motivi non si è sviluppata e abbiamo trovato una soluzione molto più vicina, ce l'avamo vicina a casa, in un rapporto con la famiglia Medini che si occupa di circo nel territorio. Alla fine abbiamo deciso l'acquisto di questa struttura da loro e niente, adesso abbiamo un tendone da circo grazie a un enorme sostegno da parte delle persone che ci hanno aiutate, perché per la prima volta abbiamo lanciato un crowdfunding un po' folle, perché abbiamo chiesto 16.000 euro per una spesa totale che in realtà raggiunge i 50.000 euro, quindi ci sembrava una cifra che potesse aiutarci adeguatamente, anche se in effetti 16.000 euro non sono pochi e nonostante sembrasse esagerata, alla fine in realtà la gente ci ha sostenuti, addirittura superando questa cifra. E i sostenitori a questo progetto sono stati circa 600, quindi siamo super onorati, orgogliosi, insomma, di questo grosso sostegno. Quali attività porterete avanti dentro questo tendone permanente? Allora, la differenza rispetto a un tendone da circo tradizionale circense è che noi qua dentro non vogliamo farci solo il circo, per quanto sia una delle nostre maggiori attività, l'idea è che questo spazio diventi uno spazio a disposizione per l'arte, per l'aggregazione giovanile e non solo, per qualunque tipo di proposta. Noi abbiamo iniziato a pensare a una piccola programmazione da qui al 15 novembre, che sarà la data di smontaggio, che prevede attività varie e multiformi, che vanno dal circo al teatro, per esempio con una replica del saggio dei ragazzi del liceo Arimondi che rimetteranno in scena Faber, uno spettacolo sul cantautore genovese Fabrizio D'André, fino a un fine settimana dedicato al mondo delle drag queen, perché abbiamo la Miss Drag Queen Italia vicino a noi, fino a rap con un cantautore rap che si chiama Shame, che è del territorio, record man mondiale di freestyle, e quindi organizzeremo iniziative a largo raggio. Apriamo la ricca pagina sportiva di questa edizione del notiziario con il calcio. Calcio di Serie D, giornata negativa per le due squadre cuneesi, Fossano e Bra. I fossanesi sono caduti in trasferta sul campo della Fezzanese per 3-1, mentre il Bra è anche stato sconfitto, è il quinto KO in altrettante partite per i braidesi. La squadra di Daidola è stata sconfitta in casa contro il Ligornia per 2-0. Parlando invece di terza categoria, vittoria netta del nuovo FC Cuneo, che al Paschiera ha travolto il giovanile Genola per 6-1, rimanendo così a punteggio pieno dopo tre partite. Ancora lo sport, parliamo però di pallapugno, semifinale di ritorno del campionato di Serie A dopo l'andata vinta a Cuneo dalla squadra di capitan Federico Raviola, arrivata in trasferta la vittoria della Canalese, e dunque si deciderà chi andrà in finale nello spareggio che si disputerà a Santo Stefano Belbo domenica. Deciderà lo spareggio quale squadra tra Canalese e Cuneo disputerà la finale Scudetto 2019 di pallapugno. Dopo la vittoria casalinga di Federico Raviola, nel ritorno andato in scena ad Alba sabato pomeriggio, è stata infatti la formazione di Bruno Campagno ad imporsi, rimettendo la serie in parità e rimandando tutto allo spareggio. Più compatta e più squadra la Canalese, che è riuscita a partire subito bene, portandosi sul 4-1 dopo l'iniziale vantaggio ospite e andando a riposo con un rassicurante 7-3. Nella ripresa la reazione dell'acqua San Bernardo Spunanti Bosca è arrivata. La squadra di Raviola ha provato la rimonta arrivando fino al 9-7. Poi qualche errore di troppo ha fatto la differenza, consegnando la vittoria alla Canalese. Dunque tutto rimandato a sabato prossimo alle 15, quando a Santo Stefano Belbo andrà in scena lo spareggio decisivo. È stata una partita difficile come ci aspettavamo, nella prima parte c'era aria contro il battuto e abbiamo faticato in realtà di più dalla parte del ricaccio. Secondo me siamo mancati
in alcuni giochi chiave, vabbè, il principale è quello del 9-8, ma anche in altri, soprattutto nel primo tempo, perché quando giri 7-3 il parziale è pesante da rimontare. E abbiamo avuto l'opportunità comunque di fare, potevamo fare qualche gioco in più nella prima parte ed è mancato quello. Peccato, perché si poteva fare di più, però devo ammettere che oggi sono stati più bravi loro di noi, anche dal punto di vista comunque dell'atteggiamento, ci hanno creduto di più e hanno lottato di più probabilmente di noi, quindi si sono meritati questa vittoria. E sappiamo che a questi livelli ci sono certi palloni che bisogna fare e non possiamo sbagliare. E quindi mi assumo la responsabilità di quell'errore sul 9-8 e anche di altri palloni, però adesso penseremo alla bella, perché non c'è tempo di piangersi addosso, e cercheremo di farci trovare pronti. Non so dove giocheremo, comunque in qualsiasi campo dovremmo migliorare, essere più pronti durante la partita. Bruno Campagno, altra battaglia campale contro la Velo, oltre 3 ore e mezza di partita, una vittoria importantissima che porta adesso questa semifinale alla bella. Sì, era importante non finire la stagione oggi, abbiamo fatto una buona partita, di fronte c'era una buona squadra e tanto pubblico, quindi è stato bello fare una partita di 3 ore e mezza come al solito contro loro, e speriamo si siano divertiti. Una vittoria complicata, arrivata al termine di un match in cui siete stati quasi sempre avanti, alla fine avete rischiato forse di farvi raggiungere, però poi siete riusciti a dare quel colpo di coda che vi ha portato appunto al successo. Sì, abbiamo sprecato molto meno rispetto a Cuneo, abbiamo sprecato moltissimi giochi, 40-15 per noi, 40 pari alla seconda volta, ne abbiamo fatto solo uno su un'infinità, e oggi abbiamo sprecato meno, siamo stati più bravi a essere più freddi in quei momenti e adesso ci giochiamo lo spareggio. Come si arriva adesso allo spareggio dopo questa vittoria, cioè dopo queste 2 partite lunghissime, peraltro aspetteremo di capire dove si giocherà? Credo sarà un'altra partita lunghissima, quindi ci dobbiamo preparare al meglio questa settimana per recuperare mentalmente da una sofferenza come oggi e anche fisicamente. Per chi volesse rivivere le emozioni di questa semifinale, l'appuntamento è per domani, una sintesi verrà trasmessa dalla nostra emittente a partire dalle ore 21. Continuiamo con lo sport. Campionati italiani di ski roll a Bobbio, arrivato il 6° titolo italiano consecutivo per il bovesano Emanuele Becchis, che ha conquistato l'oro nella gara sprint. Al 3° posto il più giovane dei fratelli Becchis, Francesco, che ha vinto nella finale B. In campo femminile 3° posto per un'altra cunese, Elisa Sordello, che ha vinto la finale B davanti all'altra conterranea Chiara Becchis. Le due atlete sono salite entrambe sul podio nella categoria giovani, vinta da Elisa Sordello davanti a Chiara Becchis. La pallavolo femminile ora, 2 settimane dall'inizio del campionato di Serie A1, la squadra di Cuneo Granda Volley si è presentata alla città sabato nella bella cornice di Piazza Virginia. Una bella presentazione, noi abbiamo ascoltato le impressioni del direttore sportivo Gino Primasso. Gino Primasso, ci siamo, presentazione della squadra, che sensazioni ci sono? È una bella atmosfera, no? Una bellissima atmosfera. Non ho avuto io questa idea della sfilata e poi di tutto quello che ne consegue, quindi sbandieratore e tutto. Chi l'ha avuta questa idea ha veramente centrato l'obiettivo, che è quello di farci conoscere, spero apprezzare, da Cuneo e da chi era in giro. Poi siamo fatto la sfilata su via Roma in mezzo, come si dice, ai duali di folla, no? Però insomma c'era veramente tanta gente, anche adesso c'è tanta gente, e faremo la presentazione di fronte a quelle che sono il nostro pubblico, e quindi e poi naturalmente con tutte le nostre ragazze della Serie A mini volley. Come sta andando, parlando di prima squadra e della marcia di avvicinamento al campionato, come sta la squadra, com'è questo percorso di avvicinamento? La squadra sta bene nel limite di un gruppo che si sta allenando tutti le mattine, tutti i pomeriggi, e ha il sabato e la domenica libera, nel senso che il lavoro è molto molto pesante, qualche dolorino c'è, ma questo so che vale per tutte le squadre, non solo del nostro campionato. Però siamo molto contenti perché abbiamo un gruppo giovane, ma giovane nella testa, non solo negli anni. Un gruppo che ha gran voglia di fare e di lavorare. E quando con un gruppo così, uno come Andrea Pistola, il nostro allenatore, va a nozze. Che pronostico si può fare del campionato? È difficile
dire la posizione, ma insomma quali obiettivi ci sono, con quali ambizioni parte Cuneo Granda Volley per questo campionato? Ma guarda, io quando sento le interviste dei direttori sportivi e degli allenatori di qualunque sport, specie di squadra, sento sempre dire noi ci siamo rinforzati ma anche le altre sono rinforzate. Diciamo sempre la stessa cosa. Quest'anno noi puntiamo chiaramente a fare un posto in più, posto più avanti rispetto all'anno scorso. Ma l'anno scorso noi abbiamo fatto un campionato sopra le attese, specialmente quelle iniziali. Quindi ripetersi non è mai facile, abbiamo approntato però una squadra che secondo me se saprà e penso che saprà esprimersi al meglio potrà mettere in difficoltà chiunque. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buona continuazione con la nostra programmazione.